E un Pescara oramai prossimo al suo completamento con le ultime mosse di mercato del presidente Sebastiani. Operazioni in realtà già impostate che hanno trovato nel tardo pomeriggio di ieri l'accelerazione decisiva. Luca Palmiero è un nuovo giocatore del Pescara, uno dei centrocampisti di migliore prospettiva e che più avevano impressionato nello scorso campionato cadetto. Va ad arricchire un reparto, quello del Pescara, di primo piano in termini di qualità e quantità, specie se non dovesse partire il capitano Gaston Brugman. Il giocatore finora si è allenato a Di Marro nel ritiro del Napoli e la squadra che l'ha avuto in prestito nell'ultimo biennio, il Cosenza, ha fatto il possibile per tenerlo una terza stagione di fila, ma il Pescara ha avuto la meglio. Il giocatore arriva con la formula del prestito con premio di valorizzazione per i biancazzurri. D'altro canto, con la famiglia De Laurentiis, il presidente Sebastiani ha portato a termine la cessione del difensore Marco Perrotta con destinazione Bari in Serie C. Il 25enne difensore molisano, cresciuto nelle giovanili del Delfino, con cui ha giocato le ultime due stagioni dopo i prestiti con Paganese, Teramo e Avellino, lascia il Pescara a titolo definitivo per sposare l'ambizioso progetto di risalita del Bari con la sottoscrizione di un contratto con scadenza giugno 2023. Perrotta potrebbe essere non rimpiazzato. La coppia titolare di centrali sarà Scognamiglio, Bettella, i cambi Campagnaro e i giovani Elisalde, che nasce centrale, e Marafini, senza dimenticare la duttilità di Matteo Ciofani. Ma il mercato è lungo e le valutazioni saranno comunque fatte, viste le condizioni di Campagnaro, spesso soggetto a contrattempi di natura fisica. Sul fronte entrate, gli obiettivi principali restano gli esterni d'attacco e i nomi sono quelli di Riccardo Sottil e Gennaro Tutino. Per Sottil il Pescara è un po' nella condizione di dover aspettare e sperare, poiché è tutto rimesso alle valutazioni dello staff tecnico Viola. Se Sottil sarà mandato di nuovo in prestito, Pescara è la meta prescelta. Se Montella lo vorrà con sé in stagione, ci sarà poco o nulla da fare. Per Tutino, come abbiamo spiegato giorni fa, fioccano le offerte al Napoli, anche da club di Serie A, non solo il Genoa, ma anche il Verona in pressing, e la strada è piuttosto in salita. Già avere uno dei due sarebbe utile al completamento di qualità del reparto. Ulteriori innesti si potranno pensare in caso di prestito di Andrea Di Grazia o in caso di cessione di Manuel Marras, il cui contratto scadrà il prossimo giugno. Sempre per le uscite, tra i calciatori che si allenano al Poggio con Bruno Nobili, Fabio Morselli è stato ceduto in prestito al Rennes in Serie C, mentre Michele Fornasier è in trattativa con il Trapani, neopromosso in Serie B. Un'eventuale cessione del centrale veneto sgraverebbe il Pescara del pesante ingaggio di un calciatore che da tempo non rientra più nei piani.